oltre 9.000 euro carburante rubati utilizzando la carta credito dell'azienda più 160. Operazioni sospette. La polizia economica della Guardia Finanza è nel pool del procuratore Carlo Vannini. Avrebbero usato concessioni aziendali dal 2017 per sottrarre la benzina e il diesel da AMA. Le indagini fa parte una vena di indagine che ha rivelato che in quei 3 anni esso sarebbe stato rubato carburante per un totale 294.000 litri in totale. Il lavoro del consulente per aiutare la ricostruzione dei Wizards. Il consiglio dell'allenatore Igor Catania ci ha pensato. Il suo rapporto è stato inviato sia al procuratore che alla Corte dei Revisori. Il consulente parla un quadro critico nella gestione delle carte di combustibile aziendale e nelle procedure controllo. La legge ha anche descritto le forniture giornaliere multiple effettuate dallo stesso operatore o dalle forniture su mezzi in una fermata. In funzione. Rifornimento di carburante AMA per il rifornimento carburante dell'uso delle carte di carburante. Dell'uso dotate PIN. Una carta per ogni veicolo con rifornimento durante la giornata lavorativa da parte dell'operatore che ha assunto il veicolo e che dovrebbe essere solo benzina per quel veicolo. Utilizzando così fornito carta assegnata. La procedura della società AMA prevede sia rifornimento carburante solo nelle stazioni di servizio affiliate. Che per ogni transazione viene emessa una ricevuta deve segnalare i dettagli del rifornimento carburante. Mentre i pagamenti senza PET sono consentiti solo in casi eccezionali. Operazioni sospette secondo la ricostruzione eseguita nell'ultima operazione. Tuttavia, dalle operazioni terminate sotto inchiesta, le forniture sarebbero state fatte a pochi minuti e su mezzi diversi. Anche se non circolanti. Perché sono guasti o nella fase di manutenzione? Essence. Il carburante è stato rimosso senza autorizzazioni. Un dipendente avrebbe effettuato 20 anomale totale 1500 carburante. 80 un totale 3500 euro. Altre 20 quasi 1600 euro. Quarto avrebbe fatto 17 anomali anomali per 1100 euro e il quinto 16. Rifornimento 1200 gasolio prelevati senza permesso. Per i 5 sospetti. Lo scorso settembre. Il giudice indagato Marina Finiti ha ordinato il sequestro del denaro corrispondente al crimine attribuito a ognuno di loro.